Ultima seduta a Palazzo San Giorgio per i piccoli consiglieri comunali di Campobasso. Un'occasione per fare il resoconto di quello che si è fatto finora prima di potersi dedicare al meritato riposo delle vacanze estive e per annunciare ai bambini della città la grande novità in programma. Una giornata di sport, arte, divertimento, giochi alla Villa De Capua, cui tutti i piccoli campobassani sono invitati. Un luogo non scelto a caso che è tornato fruibile di recente e che, ha comunicato il sindaco Antonio Battista, alla fine di maggio verrà dato in gestione a tre associazioni di volontariato perché aprano i cancelli del grande giardino botanico e permettano a tutti di potersi riappropriare di questo spazio per tutta l'estate. Altra novità comunicata dal sindaco E Bambini: l'area Giochi verrà riattrezzata con l'aiuto del centro documentazione Handicap, con un parco divertimenti cui potranno accedere tutti i piccoli, anche quelli diversamente abili. Ma in quest'ultima seduta i bambini hanno anche spiegato che durante gli incontri si è parlato dei diritti di tutti i minori. Soprattutto i piccoli consiglieri hanno potuto esprimere i loro desideri, e tra questi quello di ottenere uno spazio a loro dedicato all'interno di Palazzo San Giorgio, in modo da potersi riunire ogni giorno volta che lo desiderino. Abbiamo imparato molto durante i nostri incontri, hanno spiegato i consiglieri junior, abbiamo capito cosa fa il Consiglio Comunale e ci siamo divertiti molto a rivestire il nostro ruolo perché abbiamo potuto esprimere le nostre idee e farle conoscere a tutti. I bambini hanno poi anche chiarito ai consiglieri grandi che cosa vorrebbero per la città e che cosa vorrebbero per la loro scuola che al momento rappresenta il loro mondo. Aule meno fredde d'inverno, più luminose, magari colorate, quindi niente muri bianchi. Vorrebbero che non venissero accesi i termosifoni quando fa caldo e qualcuno poi ha anche espresso il timore per i calcinacci che cadono dal soffitto perché hanno detto in una scuola è accaduto.